E chi c'è chiusa dentro di te? Chi è l'altra parte di te che se ne sbatte del giudizio di tutta questa gente che ti dice prepotente? Tu sei diversa, tu sei diversa, tu sei diversa, tu. Mi chiamo Maria Laura Annibali e adesso sono diventati 64, speriamo tra poco di potermi raccontare 65, sono della Vergine, 21 settembre, abito a Roma e la professione continua ad essere volontaria. L'ho passata con una madre straordinaria, una donna, una delle donne più intelligenti che ho conosciuto nella mia vita, solo con mia madre perché purtroppo si erano separati drammaticamente negli anni 50 e sottolineo drammaticamente, che io avevo 7 anni. Figlia di separati negli anni 50, che cosa ha comportato? Che il mio primo fidanzatino che ho portato a casa, io avevo 16 anni, lui ne aveva 7-8 più di me ed era, avevano addirittura, lavorava col padre, avevano un giornale addirittura, quindi ottima famiglia del Viterbese, molto ricchi, molto importanti, ma molto provinciali indubbiamente. E lui era una persona serissima, voleva subito venire con i suoi genitori a presentarsi ai miei genitori. Spero che sia senz'altro ancora vivo, Edmondo, era una persona veramente carina e speciale, e decise lui di portare i suoi genitori a casa mia il giorno XY di tantissimi anni fa, se non che il giorno prima di questa venuta dei suoi genitori a casa mi telefonò che per motivi inderogabili doveva partire immediatamente per la sede del suo giornale a Milano. Poi capii che era stato un addio, e questo perché i genitori, quando seppero che avrebbero incontrato soltanto mia madre, una famiglia super cattolica, super codina, super tante cose, lo spedirono immediatamente a 600-800 km di distanza. Lo incontrai qualche mese dopo e lui aveva ancora la mia fotografia sul portafoglio, sul cuore, e questo insomma mi fece capire tante cose. E gli anni 60-70 io l'ho vissuti tranquillamente in questo senso, perché ancora non avevo scoperto l'altra metà del cielo che era in me, e quindi li ho vissuti passando da fiore in fiore, corteggiatori vari, ma in quei tempi passare di fiore in fiore non vuol dire saltare di letto in letto, non voleva dire questo, quindi erano degli amorini, tolto uno che invece è stata una cosa, l'unico uomo veramente che ho amato nella mia vita, che venne, l'avevo incontrato prima del ragazzo di cui ho parlato prima, ma che l'ho rivisto subito dopo questa dipartita a Milano di Edmondo, e fu una cosa molto bella, molto poetica, erano amori che adesso non so se esistono più, comunque di cui ho un meraviglioso ricordo. Quindi questo per dirti, erano le ragazze di brava famiglia, come vogliamo dire, non facevano l'amore completo, era già tanto se facevamo del petting, ecco, questa è la verità. I rapporti che potevamo avere
negli anni 60-70 con i ragazzi, io dico con i ragazzi perché all'epoca io non ci pensavo, pur avendo avuto una cosa a 14 anni, un amore platonico bellissimo per una compagnuccia, ma quello chi se ne intende lo sa, non ha nessun significato, generalmente non lascia traccia. La mia compagnuccia, ho saputo, si è sposata, adesso è bisnonna, per dire, quindi niente che potesse far immaginare quello che poi sarebbe accaduto. In realtà erano gli anni della rivoluzione sessuale, gli ultimi, nel 68, 69, eccetera, ma non vissuti nella Roma piccola o medio borghese, io non li ho vissuti in quella maniera, perché il mio ambiente culturale, sociale, non era quello delle occupazioni dell'università, era un ambiente molto più tranquillo, molto più cattolico, molto più rigido. Quindi io venivo da una famiglia addirittura clerical fascista, che vuoi che ti dica? Ho passato, ripeto, di fiore in fiore, nella maniera però quasi, non ti dico assolutamente platonica, ma quasi, ecco, voglio dire. Però poi un certo momento, alla ricerca di un amore similare all'unico veramente ragazzo che io ho amato, che si chiamava Renato, mi sono trovata, incontrata dal parrucchiere con una mia ex compagna di classe. Erano passati molti anni, lei aveva avuto il suo vissuto e io il mio, alla ricerca di nuovo del grande amore. Fu fatale questo incontro, perché lì per lì era soltanto due compagne che si incontravano e si davano un appuntamento con una pizza la sera dopo. Ma che pizza, che pizza! La notte fu molto giovane e finì con una situazione molto sentimentale. E da questa situazione, di questa serata molto sentimentale, sono passati 23 anni con questa donna e quindi la mia vita è completamente cambiata. Cambiamenti che vedevo fuori di me, per i giornali, i telegiornali, la realtà che cambiava molto velocemente, ma non nella mia vita, perché quando io ho incontrato questa donna ed è cambiata tutta la mia vita ed è cominciata la grande commedia, perché ripeto, nessuno sapeva di questa mia doppia vita, perché tutti sapevano che avevo un uomo, appunto, un politico che aveva figli, eccetera, eccetera. E io facevo una vita, avevo un lavoro importante, la mia compagna era un intellettuale ed era del Sagittario, quindi c'era sempre la valigia in mano, e quindi erano anni, cinema, teatro, mostre, musei, valigia in mano, cinema, teatro, mostre, musei, valigia in mano. Però chiusa, voglio dire, non, io vedevo che le cose, che dal fuori di Torino occhieggiavo movimenti femministi, le donne in piazza, eccetera. Ma dato che io prima non l'avevo fatto perché era mia madre che non mi faceva uscire di casa, mentre la mia compagna andava in giro con il libretto di Mao, perché lei era pure politicamente, era stata molto impegnata. Invece prima dovevo stare a casa perché mamma, dove vai, sei una brava ragazza, perché papà è a casa. Volevo fare il cinema, mia madre no, a casa nostra le donne sono tutte cornute e nessuna mignotta, per cui tu il cinema non lo puoi fare. E invece poi lo fece lei, le cose fantastiche, proprio così. Quindi dico, io vedevo tutto il mondo che cambiava intorno a me, però la mia vita in realtà era in questa torre d'avorio che si muoveva per il mondo, ma sempre io e lei, lei e io, e poi estranei che nulla sapevano della nostra realtà. Tutto qua. I motivi veri perché mi sono nascosta, perché è chiaro che per i giovani d'oggi quello che ti sto raccontando può
può sembrare fantascienza, ma vi assicuro che 30 anni fa, perché occhio e croce sono passati, avevo 32 anni, ne ho 64, sono passati 32 anni dalla mia entrata nell'altra metà del cielo. Quindi io vedevo tutto questo movimento che stava cominciando,